dove sei? Vi scanno con la citazione. STAINZ, ricorda il nome. Alto campione, gli diamo l'estrema unzione. Qua con i vinili come fucili da precisione. Arriviamo oggi nel 2018, dopo due anni di lavoro causati appunto dall'uscita di Sulle mie gambe. È stato un disco, il mio primo disco ufficiale, è uscito per un'etichetta che si chiama L'Atlantide. E in questi due anni appunto siamo andati in giro a fare un po' di date, come Steins Music, come Mr. Dylan, come Gravante, come collettivo abbiamo portato in giro questo disco qua. Questa cosa qua ci ha fatto crescere, ci ha anche fatto prendere consapevolezza dei nostri mezzi, di quello che sappiamo fare e di come portarlo in giro. Il fatto di girare e fare anche date ti permette di capire che cosa fare nel prossimo disco. Il nuovo disco è nato in un periodo anche abbastanza particolare, sia della mia vita che dal punto di vista musicale della scena italiana attuale. È proprio nato a livello di scrittura e di produzione nel periodo in cui la nuova ondata trap si è scagliata nella scena del rap. Questa nuova ondata mi ha anche influenzato, perché ho cercato di trovare un suono mio, comunque con suoni moderni. Chi mi conosce, gli amici stretti, rapper stretti, amici, sanno che io sono un terrone, sono tamarro. A me la trap piace, come mi piaceva il crunk, come mi piaceva la Dirty South, come mi piaceva Premiere e come mi piace adesso Travis Scott, come mi piacciono i Migos. Quindi io non sono uno che chiude le porte e non ha una mente aperta per comprendere il suono. Sono riuscito appunto con difficoltà a far convivere queste due parti di me, questa bipolarità artistica, appunto dando spazio sia comunque a un suono trap, quindi attuale, che mi piace, che vorrei portare in giro per sentirmi anche più vicino al pubblico, perché anche gli ascolti del pubblico sono cambiati, si sono evoluti. Non mi è piaciuto subito, ci è voluto un po' di tempo per capire dove volevo arrivare, dove una parte di me inconsapevolmente voleva arrivare, e poi c'è arrivata, perché mi ricordo anche in studio con i ragazzi, il mio malessere era: non riesco a far convivere questa parte del disco con questa. In realtà l'inizio e la fine sono collegati dalla metà del disco. Nella metà del disco c'è una parte che è la rinascita, il risveglio, che porta appunto alla soluzione. Ho iniziato un po' a cercare e a capire, e anche casualmente ho conosciuto Yazzie, che è un producer molto forte di Milano, si è prestato appunto a produrre delle tracce per me. Ma la cosa figa di questa collaborazione nel mio disco è data dal fatto che lui è un producer camaleontico, nel senso che riesce a produrre delle cose molto, molto trap e delle cose anche rap. Quindi questa cosa qua mi ha aiutato in questo disco attualmente. Ho chiamato su questo disco Lana, che è un amico, è un ragazzo di Varese che faceva parte del duo Palle Lana, uno storico, lo stimo molto, mi piace, mi ha trasmesso una bella energia, e quindi in questo disco volevo che ci fosse. Per quel brano su cui abbiamo collaborato era perfetto. E poi una collaborazione anche abbastanza strana e particolare, perché non me lo sarei mai aspettato, è Entix, che ho conosciuto a Milano. E insomma abbiamo parlato un pochino e ci siamo scambiati i contatti, e gli ho proposto questo brano e lui ha realizzato il ritornello. L'altro featuring che potrei citare, perché alla fine un amico e un socio, è la bonus track del disco, che posso già dire, che è Oliver, e appunto è La Fuga, che è un pezzo che è già uscito, e ho voluto appunto mettere in questo progetto questo singolo perché mi piaceva molto, ha funzionato e quindi era perfetto. Invece un'altra collaborazione importante, in realtà, che non è un featuring ma è proprio una collaborazione anche tecnica, se vogliamo, è quella di Mocce, che si è occupato di curare il mix di tutto il disco, ma soprattutto ha curato con Michele, che è il suo collaboratore e socio, al Tumolo Studio di Gallarate,
di appunto in alcune strumentali di creare l'arrangiamento. E poi c'è stata una ricerca diversa rispetto a Sulle mie gambe, sull'immagine proprio e la struttura della copertina. Ho collaborato con un ragazzo che si chiama Giacomo Infantino, che non è soltanto un fotografo, ma appunto è un artista, perché fa delle fotografie con una ricerca e con uno stile suo, come se dovesse dipingere un quadro. Quindi lui appunto ricerca delle location, ricerca delle ambientazioni che rispecchiano la sua arte. Il disco si chiamerà Vita da Cane, distribuito da Edel Music, sempre con l'Atlantide. Mi sono voluto ripetere con l'Atlantide perché mi sono trovato molto bene, molto dal punto di vista organizzativo, perché ho avuto tanto spazio decisionale. Verrà distribuito su tutte le piattaforme digitali possibili, in copia fisica e vinile forse, vedremo poi. E che dire, presto fuori.